Il coronavirus ferma per la prima volta la tradizionale processione di settembre in onore della Madonna della Consolazione, patrona di Reggio Calabria, una città orfana della sua festa religiosa più importante, rimasta colpita e stranita dalla mancanza della processione. Un fatto insolito ma necessario e deciso già da tempo nel corso di una riunione svolta in prefettura. Il quadro sarà trasferito in forma privata in cattedrale questa notte, a cura dei frati cappuccini e dei portatori, che suggelleranno la tradizionale consegna tra il padre provinciale dei cappuccini e l'arcivescovo. Seguirà l'omaggio dei fedeli che potranno rivolgere una preghiera all'avvocata del popolo regino all'interno del Duomo sino alle 13. Poi uno stop dovuto alla sanificazione del luogo di culto, che riaprirà le porte bronze dalle 19 alle 22. Rimangono invariate tutte le altre celebrazioni religiose programmate, con la possibilità di visitare all'interno della Basilica la Sacra Effigie della Madonna della Consolazione e di partecipare alle messe in calendario. Martedì la Basilica Cattedrale ospiterà il momento culmine delle festività mariane. La Santa Messa Pontificale sarà presieduta dall'Arcivescovo Morosini alle 11, durante la quale ci sarà la consegna del cielo votivo da parte dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria. Nel pomeriggio poi il quadro verrà portato in forma solenne sul sagrato della cattedrale e lì con i fedeli in piazza si farà una celebrazione di preghiera. L'icona della Consolatrice resterà sul sagrato sino alle 23, orario in cui verrà chiusa la cattedrale. Se da un lato le restrizioni anti-Covid hanno modificato il programma religioso, le attività civili, seppur ridotte senza concerti, vanno regolarmente avanti. Questo nonostante il rischio di assembramenti. Saranno infatti presenti le bancarelle a largo Botteghelle. Scelta scellerata, la definisce una candidata alle elezioni e portavoce di gran parte dei cittadini, in particolare del Viale Messina, del Parco Sicilia e di Sbarre Inferiori. Dopo che anche la Chiesa ha ridimensionato la centenaria processione dell'effigie della Madonna della Consolazione, si assiste inermi alla decisione di far installare le bancarelle nel piazzale Botteghelle. Una scelta che deve essere subito fermata. Non è possibile installare 100 bancarelle per oltre 10 giorni in piena emergenza rifiuti e Covid-19, nella piazza più importante nella zona sud della città. Centinaia di banchi autorizzati che si uniscono a centinaia di operatori invisibili non autorizzati, senza considerare gli esposti e le centinaia di firme raccolte dagli abitanti del quartiere.